Bene, buonasera, benvenuta su Arte Resigna. Buonasera, grazie, grazie dell'invito. Di anticipo chiedo scusa per il mio italiano perché veramente parlo non tan bene, ma spero di riuscire a farmi capire. Sono sicuro che ce la farà Suor Teresina. Tra l'altro, il cognome, origini italiane? Famiglia Sì, italiana? sono di famiglia italiana, sono di radice del Veneto e Immaginavo sono come mo. stata per 6 anni a sono stata 6 anni a Siracusa e quando ascoltavo dei cantieri estivi ho fatto per 3 anni a Siracusa, sud d'Italia, con i giovani saveriani che venivano a fare 15 giorni, 20 giorni con i migranti, Pulfasso, De Malli, mi sono commossa ad ascoltare. Bene, bene, il mondo è grande, ma insomma poi ci si incontra da qualche parte. Queste situazioni lo fanno capire bene. Suor Teresina, abbiamo visto dalle foto che protagoniste della vostra proposta e dei vostri progetti sono donne migranti, donne che provengono da un paese vicino che è il Venezuela. Perché ci sono tante venezuelane e più in generale tanti migranti venezuelani o tanti profughi venezuelani nello stato del Roraima? Sì, infatti noi, è stato di Roraima, la diocesi di Roraima, che c'è 15 comuni, che è frontiera, fa frontiera con Venezuela e fa frontiera pure con Guyana inglesa. E la crisi di Venezuela ha fatto un svuotamento, ancora fa, delle persone venezuelane che vengono in direzione a Brasile. La frontiera è frontiera per terra e così vengono, oggi come oggi, entrano da 300 a 700 persone diaria che Al giorno. Roraima, che è lo stato dove entrano le persone. E la diocesi, c'è tre priorità fondamentali. Una che sono il popolo indigena, che abbiamo ascoltato pure, credo che anche internazionalmente, quello che sta se passando con la popolazione indigenista. Abbiamo los migrantes, specialmente i venezuelani adesso, però 2013 erano pure gli haitiani, tantissimi che arrivavano. E la popolazione urbana, perché sono in città. E noi come pastorale dei migranti, io sono suora missionaria di San Carlo Borromeo e Scalabriniana, con la celebrazione pochi giorni, possiamo dire, fa la canonizzazione di Don Scalabrini di Milano. Certo. Certo. No, adesso ne abbiamo un santo protettore dei migranti. Io sono suora Scalabriniana e sono qua da 2 anni. Però le suore sono qua da 5 anni, la coordinazione della pastorale dei migranti della diocesi. La diocesi c'è varie organizzazioni che si occupano dei migranti e rifugiati, perché ci sono, solo per avere un'idea, più di 1.000, di 20.000 persone vivono nelle piazze o nelle viviende, moradia, case precarie, in occupazione. E c'è l'esercito brasiliano che si occupa di 6.000 persone in 7 abrigo, si dice capannone, centro di accoglienza Certo. dei migranti. E noi come pastoral dei migranti abbiamo scelto, perché ci sono tante le situazioni, allora abbiamo scelto, fatto una scelta in che cosa fare. Io sono la coordinatrice, ne ho 25, 30 volontari,
tra loro tanti venezuelani pure, che ci che apportano un aiuto senza ricevere niente, piuttosto vanno a fare diaria per vivere e vengono 2 ore al giorno, 2 ore, 2 volte alla settimana per aiutarci. E allora abbiamo fatto la regolarizzazione migratoria, l'attenzione giuridica, perché ci sono dei minori non accompagnati senza documenti. Allora per fare i documenti del tutore, tutto questo. E abbiamo fatto la scelta dei mezzi di vita, che insieme alla Caritas, le diocesi, insieme a altri enti che possono aiutarci, pure la Caritas Suissa ci ha aiutato per le emergenze dei viveri. La integrazione delle famiglie che buscano altri paesi, altri stati nel Brasile per poter trovare lavoro. E un modo particolare delle donne con bambini o donne incinta, perché ecco, le storie delle donne sono veramente forti. Ecco, Suor Teresina, proprio a loro, proprio alle donne in gravidanza e ai loro bambini, quando nascono naturalmente, si rivolge il vostro progetto. Ecco, ci vuole spiegare in maniera più specifica di cosa si tratta, a che obiettivi, a che risultati punta il progetto? Sì, allora abbiamo fatto questa scelta perché hanno delle donne, molte donne minori, e arrivano da sole con 2 o 3 bambini oppure incinta. Incinta anche per situazioni non scelte da loro di stare incinta. Ebbene, e con questo la pastora ha capito di fare un cammino con loro, di accogliere, di istruire, orientare, di accompagnare alla maternità per aiutarle ad avere la dignità di partorire e di accompagnarle in loro case, perché c'è insieme a questo il progetto delle suore scalabriniane, un progetto che aiutano anche a quelli che vogliono restare in Boa Vista, in questa città, di avere una casa, un lavoro. Però le case tante volte è una unica stanza senza finestra, senza niente. Allora da pensare almeno un bagno, almeno algo un po' più degnoso. E di quelle che hanno le abilità, però hanno 3 bambini, non possono uscire di casa per lavorare, di trovare qualche forma di lavoro che possono sostenere in su, come manicuri, come di fare la sarta, di quello che hanno come abilità da fare, il tipo è accogliere. E proteggerle nelle situazioni di vulnerabilità fino a che nascono i bambini. Con i bambini piccoli di 3 a 6 mesi, di poter dare un orientamento di come essere accompagnate del proprio stato, della propria realtà, e di poter fare qualcosa per ricavare delle risorse da vivere. Un po' in questo senso è il nostro progetto, perché pensiamo la emergenza e pensiamo pure la continuazione, come si dice, di stare attenta che non cadono nella rete della, perché qua c'è traffico. Tanto che non cadono nella rete del traffico. Del traffico, della tratta, insomma. Certo. Una sola domanda. È un progetto che ha evidenti, come dire, proiezioni, evidenti contenuti di futuro e di speranza, occupandosi di donne in gravidanza, di bambini.
queste persone hanno la speranza di tornare nel proprio paese? Cercano piuttosto un inserimento nella realtà e nella società brasiliana? Almeno tre situazioni. Ne abbiamo la situazione delle donne che già hanno le sue coniuge in altro stato del Brasile. Per esempio, abbiamo la donna che arriva qua e già c'è il suo marito che sta a Santa Catarina. Allora rimane qua 3-4 mesi fino che si riesce a fare il raggiungimento familiare e viene con 2-3 bambini. Allora abbiamo questa realtà di quelli che rimangono un po' di tempo e partono per altro stato. Abbiamo quelli che vengono e non si chiede, possono ritornare e non hanno familiare, allora rimangono nella città. E abbiamo la terza situazione, che vengono per prendere cura dei suoi problemi di salute, per partorire i figli, e poi un ritorno. Però il ritorno a Venezuela è, fino ad ora, è pochissimo, per dire 1%. Certo, certo. Anche perché la situazione venezuelana, lo sappiamo, è una situazione molto difficile, di crisi economico, sociale e anche politica, che ancora probabilmente rende difficile molti rientri. Esatto. Ecco, Suor Teresina, grazie, grazie per il lavoro che fate, grazie per questa spiegazione che è stata chiarissima. Rimanga con noi anche lei fino alla fine, perché vedremo se ci sarà qualche domanda anche sulla vostra esperienza e sul vostro bel progetto. Grazie davvero.